e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pokeseller Francesco e oggi sono qui per un video diverso dal solito. Andrò infatti a darvi alcuni consigli su come spedire al meglio le vostre carte Pokémon. L'idea per questo video nasce nella pratica. Ultimamente, ma anche prima devo ammetterlo, mi imbatto sempre più spesso in venditori alle prime armi oppure del tutto inesperti, poco consapevoli di come vadano spedite le carte. Ovviamente questi consigli si riferiscono alle vendite online, diversamente in uno scambio a mani oppure di persona è molto più semplice, non ci sono questi problemi, ma anche lì volendo ci possono essere delle cautele, perché nella mia lunga esperienza me ne sono capitate di situazioni assurde anche durante le consegne a mano. Magari in un altro video vi racconterò questi fatti e potrò cercare di stilare una lista di elementi importanti anche quando si scambiano, si vendono le proprie carte direttamente di persona. Come detto, però, oggi ci dedichiamo a quelli che sono alcune piccole premure che io utilizzo e che ho imparato nel tempo. Sono sicuro che molti di voi, se guardate questo video e siete venditori esperti o collezionisti di lunga data, magari troverete ovvie scontate, ma sono sicuro che molti, magari anche solo una, potrebbero non aver, non conoscerla o soprattutto non averci pensato. Quindi nei commenti scrivete se anche voi fate così o se avete anche altri suggerimenti inerenti a ulteriori tutele. Ma adesso non indugiamo oltre, andiamo subito con quello che è il primo consiglio di Pokéseller Francesco. Primo consiglio è l'utilizzo del gestore delle spedizioni di eBay. Se vendi su eBay o compri, uno strumento che ormai è già introdotto da un po' di anni, ma che ancora pochi conoscono, è il fantastico gestore delle spedizioni eBay. Proprio qualche mese fa, un venditore, tra l'altro adulto, mi acquisto un materiale Pokémon su eBay, mi dice come te lo spedisco. Ha fatto, io gli ho spiegato, poi ha fatto di testa sua, la spedizione è andata bene, ha speso molto più di quello che gli avevo detto io utilizzando il gestore eBay, però è andata bene lo stesso. Ma dopo che gli ho spiegato ulteriormente come funziona il gestore eBay, avergli anche consigliato, quando ci sono dei dubbi, di chiamare il servizio assistenza. Non dimenticatelo, eBay ha un servizio di assistenza telefonica, basta cliccare sopra, richiedere e loro ti chiamano e ti spiegano tutto. In ogni caso, mi ha ringraziato tantissimo e mi ha detto d'ora in poi userò il sistema di eBay. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gestore delle spedizioni di eBay ti permette di acquistare a tariffa agevolata spedizioni in tutta Italia e in Europa attraverso la sua piattaforma. Quindi, qualora tu abbia fatto una vendita su eBay, nel momento in cui vai sul riepilogo d'ordine troverai la voce con scritto acquista etichetta. Cliccando lì, seguendo le operazioni, inserendo la propria password ulteriormente, passerai al gestore della spedizione di eBay. Tra l'altro, comodissimo, intuitivo, basta mettere dimensioni della destinazione, se c'è un pacco già acquistato andrà in automatico, quindi non dovrai neanche inserire né i tuoi dati né quelli del destinatario, ma solo andare a selezionare le proposte che ti fanno. Le proposte sono Poste Italiane, pacchi ovviamente, Bartolini, DHL, UPS. Ovviamente per spedizioni internazionali mi pare che ci sia solo UPS o DHL. Le tariffe sono agevolate, questo vuol dire che a parità di acquisto su un altro gestore delle spedizioni il prezzo sarà minore e competitivo, quindi non vedo le ragioni per non utilizzarlo. Chiaramente è uno strumento che nasce per aiutare i venditori amatoriali, non professionisti, che magari hanno già le loro tariffe agevolate e quindi quello è un discorso che non ci riguarda. Io mi rivolgo a un pubblico di venditori amatoriali, inesperti o alle prime armi. Sono sicuro però che anche molte di persone più esperte potevano non conoscere questo interessante strumento che eBay fornisce, e vi posso assicurare che la cosa bella è che c'è anche già un minimo di assicurazione su ogni spedizione, e soprattutto poi si può sempre con costi contenuti estendere l'assicurazione sull'intero importo. Quindi uno strumento veramente da utilizzare. Secondo consiglio, sfatiamo un falso mito. L'ho sentito parlare da sempre: quando c'è una spedizione magari di carte da 10-15 euro, quindi un valore non così elevato, spesso si utilizza la posta.
posta, che può essere il servizio di spedizione. Chiaramente evitiamo la posta prioritaria, perché oltre a essere lentissima non ha assolutamente nessun tipo di tracciamento. È la classica busta che si va a mettere all'interno col francobollo, all'interno di quelle che erano i punti di raccolta rossi sparsi per tutto un po' il territorio, anche se ormai sono sempre meno frequenti. Utilizzare invece posta 1 o raccomandata. Il falso mito da sfatare però è questo: che cosa si può spedire con posta 1 o raccomandata? Leggo anche online, ovviamente al di fuori di piattaforme che offrono servizi di spedizione integrata come Subito e Vinted e comunque anche eBay, per il discorso di prima, che si spedisce con posta 1 o raccomandata. Allora, la raccomandata come la posta 1 hanno in comune un minimo di tracciabilità. Posta 1, la partenza e l'arrivo, quindi sicurezza per l'acquirente, per il venditore, non si sa però il percorso in mezzo. Più tutelata da quel punto di vista è la raccomandata, il cui costo chiaramente è maggiore, dove viene tracciato tutte le fasi del pacco. Quindi noi vedremo che il nostro pacco è partito, o lettera per meglio dire, è partito il tal giorno, ora sarà di qua, poi sarà di qua e poi è arrivato. Certezza quindi per entrambi. Questo è sicuramente un elemento importante, ma non cadete nell'errore che la raccomandata è sicura. Al di là che tutto può succedere nelle spedizioni, quindi purtroppo quello che viene definito giuridicamente il caso fortuito, la forza maggiore, può capitare, quello che dovete sapere è che anche con raccomandata, se spedite oggetti di valore, è scritto nelle loro condizioni contrattuali, purtroppo il vettore non risponde del valore del bene, nel senso che la posta 1 e la raccomandata nascono per Poste Italiane, ti offrono un servizio per spedire documenti. Quindi qualsiasi cosa che non sia un documento per loro è come se non ci fosse. In caso di smarrimento, benché sia tracciata tutto quello che volete, purtroppo quello che è tenuto a risarcire il vettore, quindi Poste Italiane, è solo ed esclusivamente il costo che avete sostenuto per la spedizione. Quindi se spedite una carta da 150 euro con raccomandata e sfortuna vuole che capiti qualche inconveniente nel percorso di consegna, purtroppo ci sarà un problema per entrambi, acquirente e venditore, e soprattutto, come dico sempre, un problema di natura collezionistica, perché se va smarrita una carta da 150 euro, una carta sicuramente importante, c'è anche un problema collezionistico, perché qualcosa di veramente importante è purtroppo andato perso. Lasciando da parte quindi la possibilità che magari ci sia qualcuno che quella carta se la tiene per sé, si spera sempre di no, quello che vi dico e vi consiglio è: quando spedite carte di un certo valore, ma anche le carte da un euro se volete, valutate l'ipotesi di fare una spedizione assicurata. Vi rimando al discorso dell'assicurazione, al consiglio 1, eBay, servizio di spedizione integrato con tanto di assicurazione minima, sempre comunque compresa nel prezzo, mi pare adesso che sia fino a 35 euro, ma soprattutto vi invito a valutare di fare la posta assicurata o utilizzare un sistema di invio non con posta 1 o posta raccomandata, ma con il pacco, valutando chiaramente la assicurazione. In questo modo sarete sicuri che qualsiasi cosa accada, salvo poi quello che vi dirò nel punto 3, che sarà il consiglio che dovete andare a vedere, ci sarà, oltre a rispondere del danno, una assicurazione. Veniamo adesso al consiglio numero 3. Pratico e importantissimo: sia che voi utilizziate un sistema di spedizione integrato al gestore, quindi penso a Vinted o a Subito, oppure acquistiate, come vi consiglio se vendete chiaramente su eBay, la spedizione attraverso il sistema del gestore delle spedizioni dello stesso eBay, e optate per una assicurazione, sia quella limitata fino al valore minimo compreso che quella estesa a un valore più alto. Immaginiamo vendiate una carta da 500 euro, se l'acquirente vuole pagherà qualcosa di più di assicurazione, ma avrà l'assicurazione anche attraverso il gestore eBay che copre l'intero valore del bene venduto indicato attraverso eBay. Ecco, si ha la garanzia di avere un'assicurazione, un soggetto cioè terzo, estraneo al vostro rapporto tra cui venditore e acquirente, che qualora accada qualcosa vada a coprire il danno. Lasciamo un attimo da parte un argomento molto importante, che è quello di leggere bene le condizioni generali dell'assicurazione, ma partiamo dal presupposto che l'assicurazione
assuma il rischio, tendenzialmente si dice è assicurato il rischio per danneggiamento, smarrimento, furto, quindi diciamo va a coprire quelle che sono le possibili eventi che chiaramente ogni volta si vuole scongiurare. Detto così molto genericamente, che cosa però potrebbe accadere? Potrebbe accadere che l'assicurazione, qualora venisse chiamata a dover rispondere del danno, farà una istruttoria. L'istruttoria sarà quindi chiedere con documentazione, comprovante, la spedizione, il contenuto, il danno. Ecco, come potete tutelarvi, come faccio io e come vi consiglio di fare? Sia che per una carta da un euro che una carta da un milione di euro, la cosa migliore che vi consiglio è di fare una registrazione o più banalmente delle foto in tutte le fasi del processo di preparazione della vostro pacco. Questo vi permetterà innanzitutto di avere una prova anche nei confronti di un acquirente furbetto che magari voglia, diciamo così, avvantaggiarsi dai sistemi di tutela offerti, penso ad esempio a Vinted. Quando Vinted è entrata nel mercato del marketplace, nota la truffa di ricevere un oggetto, contestarlo al solo fine di avere una riduzione del prezzo, addirittura ottenere un vantaggio, cioè da Vinted dire tieni l'oggetto e ti ridò anche i soldi. Questo perché? Perché se il venditore non può dimostrare che il bene inserito era conforme, che tutto era a posto, può capitare che in una istruttoria appunto venga dato come sfavorito e quindi venga punito con quello che può essere anche addirittura la revoca del pagamento. Ecco, questo serve sia con quella finalità di tutelarsi, ma anche in caso di, con l'assicurazione, avere una dimostrazione. Questo perché l'assicurazione, chiaramente lo si sa, cerca sempre l'escamotage, il cavillo per permettersi di dire ah, io non devo pagare, lasciando quindi eventualmente il problema a te venditore di dire ah, la carta te l'ho mandata, e l'acquirente potrebbe contestarti anche attraverso i sistemi, come vedo, anche di eBay. Quindi l'assicurazione se ne potrebbe avere anche l'interesse di lavarsi le mani e dire problemi tuoi. In questo modo l'assicurazione sarà più difficile poter addurre ragioni per esonerarsi dalla responsabilità del pagamento. Quindi registrare ogni fase, io lo faccio così ormai, registro tutto da quando imbusto, faccio vedere l'oggetto fino alla fine. Chiaramente importantissimo corollario di questo consiglio è l'utilizzo di materiali adeguati, perché un altro elemento su cui l'assicurazione potrebbe andare a porre l'attenzione è che strumenti hai utilizzato per imballare. Hai utilizzato un pezzo di carta? Non funzionerà. Hai utilizzato del cartoncino molle? Non funzionerà. Sei stato tu non attento? Allora il mio consiglio è che siano carte diciamo raw o gradate, utilizzare comunque top loader, bustina per le carte raw. Se non si ha un top loader, capita con i venditori amatoriali, bustina di plastica e un bel cartoncino spesso. Mettere tutto insieme, inserire utilizzando delle buste imbottite col pluriball, in modo che ci sia anche un po' di ammortizzazione. In quel caso già si ha un'ottima spedizione. Per le carte gradate ovviamente pluriball, tantissimo pluriball, avvolgere bene, fissare bene, utilizzare poi degli spessori. Io uso quelle cose di polistirolo, si possono usare la carta anche da giornale, avvolgere bene in modo che il pacco utilizzato sia ben riempito, quindi la carta imbustinata, messa nel pluriball e tutto stia bella ferma. E soprattutto il consiglio importante è anche questo: usare scatole che siano adeguate. In questo l'assicurazione, se tu utilizzi una scatola utilizzata di Amazon o di un'altra cosa 20.000 volte, potrà dirti beh, ma tu vendi un oggetto da 200 euro mettendo in una scatola tutta rotta? Il pacco si può danneggiare, è colpa tua. Io vi consiglio di usare sempre, come faccio io, le scatole nuove che acquisto ad esempio su Amazon, scatole delle dimensioni proprio giuste per far star dentro una carta gradata o più tutta avvolta nel pluriball, in modo che anche quella, che vengono montate ogni volta, mi raccomando, si dimostra che la scatola è nuova, che si montano inserendo bla 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 bla, in questo modo anche l'assicurazione non potrà contestarmi l'utilizzo di materiali non idonei alla spedizione del mio oggetto. Ecco, questo è una cosa che molti non sanno, confrontandomi magari cadono dal più dicendo ma non ci ho mai pensato. Bene, se vendi carte
devi considerare anche questo elemento, secondo me è molto pratico e divertente, anche perché poi, come usciranno sicuramente degli short, è divertente montare il video della registrazione per far uscire un video di preparazione dell'ordine, come si vede fare dai grandi venditori online che appunto si divertono e creano shorts o reel dedicati a come preparano il pacco per i loro acquirenti. Quindi diventa anche materia da utilizzare, da condividere, perché una buona preparazione dimostrata è sempre meglio che non averla. Veniamo adesso all'ultimo consiglio, il quarto di oggi, insieme al terzo è il più pratico rispetto agli altri due. Una cosa che ultimamente sta prendendo piede, quindi ne sono molto contento, ma che già io parecchi, un annetto e mezzo fa, mi ero posto il problema e avevo incominciato ad utilizzarlo. Allora, qua parliamo di un trucchetto per la vendita delle carte RAW. L'ho detto anche prima, con le carte RAW la regola è bustina, top loader, pluriball, un cartoncino sul top loader, chi più ne ha più ne mette, ma il top loader già di per sé garantisce un ottimo sistema di spedizione. Se inserito anche all'interno delle buste col pluriball, sicuramente quella spedizione, se fatta appunto composta, dovrebbe arrivare a destinazione sana e salva. Ma cosa può capitare? Lo sappiamo benissimo, il top loader è aperto sopra e spesso e volentieri, anche se la carta non scende benissimo, può con un colpetto, anche un colpetto da sotto, la carta tornare su. Cosa mi è capitato una volta? Ho acquistato una carta abbastanza importante, era un Dark Charizard, prima edizione, non olografico. Il venditore me l'ha mandata dicendo: vai tranquillo, sono esperto, uso top loader, bustina, top loader, carta, le buste imbottite. Dico: beh, benissimo, non ti sto neanche a chiedere niente di più, perfetto, vado su tranquillo. Mi arriva la carta, ovviamente la apro e vedo che la carta era leggermente fuori, ma per una buona parte, neanche troppo leggermente, dal top loader. Subito mi si è venuto un colpo, perché dico: se la carta è uscita nel trasporto e durante lo smistamento si è piegata, poteva succedere che, perdendo la resistenza che fa il top loader, si sia piegata. In realtà la carta era perfetta, ha preso anche un ottimo voto, quindi è andata tutto bene. Ma in quell'occasione mi sono detto: potrebbe succedere, perché se tu pensi a una busta, potrebbe essere girata sopra o sotto, e quindi la forza di gravità anche fa che la carta scende ed esca un po' da top loader. Per evitare queste drammatiche conseguenze, una cosa che a volte uso, a volte no, dico la verità, è mettere il top loader all'interno anche di cartoncino. Questo può determinare a volte il superamento della soglia di peso nella spedizione o una spedizione troppo spessa. Cosa si può fare per essere sicuri che questo fastidioso episodio non si verifichi? Basta utilizzare della semplicissima e banalissima carta velina da cucina. Allora, ho detto carta velina, in realtà sarebbe la plastica da cucina, quindi rettifico qualora ci sia un equivoco di fondo. Non è la carta da forno, per intenderci, ecco, però è un termine che secondo me si può utilizzare per entrambe le cose, ma andando a leggere è pellicola trasparente, quindi non abbiate dubbi al riguardo. Perché è importante? Perché la pellicola trasparente intanto ha un potere di adesione alla plastica che è fondamentale, quindi nel momento in cui tu avvolgi la tua carta all'interno del top loader, avvolgi intorno alla carta la pellicola trasparente, questa si aderirà benissimo, diventerà quindi sottilissimo, ma soprattutto avrà la possibilità, ti impedirà, scusatemi, che la carta esca durante il trasporto. Questa è una cosa veramente amatoriale, non ci vuole nessuno strumento particolare, al supermercato si trova, tutti avrete nella credenza della carta trasparente, diventa un elemento veramente fondamentale. Ma non solo per evitare questo inconveniente, ma anche in altre occasioni. Io, ad esempio, quando mi vengono acquistate delle carte in lotto da 20, 30, 40 carte, ormai faccio le metto tutte insieme, ovviamente senza nulla, perché magari si tratta di carte comuni, non comuni, o magari si tratta di carte in condizioni in erminta, allora le metto tutte insieme e poi le avvolgo nella pellicola trasparente. In questo modo, dopo una, due, avendo molta cura di schiacciare bene i lati,
ottengo una piastrellina di carte dura e rigida, perché tutte le carte insieme diventano forti. In quel modo lì basterà inserire quella, magari avvolta col plurivol, magari messa con un cartoncino, dipende anche dalle esigenze dello spessore e tutto, all'interno di una busta col plurivol, e potrà essere spedita a prova veramente di tutto. Poi se trovate un postino Hulk che nella vostra lettera, nella vostra cassetta, vuole piegare a metà, se se ne sono viste, famoso reel del Pikachu di Van Gogh piegata in due perché messo dentro una cassetta, ma lì non c'era evidentemente una protezione abbastanza, non c'era la resistenza di una carta singola. Può succedere anche quello, per carità, però è veramente difficile, perché sfido chiunque a cercare di strappare o di piegare anche solo un mazzetto di 10 o 15 carte. Anche quello è un modo pratico, economico e semplice per garantire una spedizione super sicura di un numero considerevole di carte. Chiaramente poi se avete dei plichi di carte alte così da 100-200 carte, il consiglio vale, si fanno tanti plichi pacchetti da 50 carte, si mettono uno sopra l'altro e si possono anche inserire in una scatola con un po' di cose per attutire i colpi, e sono però a prova di bomba, sono dei veri e propri mattoni. Quindi qualora vendiate grossi lotti di carte comuni da 100-200, ecco, magari fate tanti piccoli mazzetti, in quel modo le carte non si muovono, non si rovinano e sono veramente da sole incapace di sorreggere a qualsiasi urto, pressione e quant'altro. Quindi la pellicola trasparente utile non solo in cucina ma anche per spedire le tue carte Pokémon. E con questo siamo in chiusura. Questi sono quattro consigli che mi sono sentito di volere elencare in questa guida rubrica, che non ha assolutamente, come dicevo all'inizio, l'ambizione di essere una fonte assoluta, anzi. Se avete, come ho detto prima, consigli, suggerimenti ulteriori, ben venga, scrivetelo nei commenti. Ovviamente la regola però maestra che mi sento di dire, che quella è veramente assoluta, è che quando si tratta di spedizioni di oggetti da collezione, in questo caso carte da collezione Pokémon, la prudenza non è mai troppa. Quindi la regola aurea è sempre quella di avere la massima cautela, di avere tutti, di valutare qualsiasi possibile scenario inconveniente fino ad arrivare al maniacale, senza nessun tipo di vergogna, perché davvero una spedizione sicura è sicuramente qualcosa di importante. Tutela l'acquirente, tutela il venditore, ma soprattutto tutela l'interesse, diciamo, superiore, per essere un po' poetici, del collezionismo. Ricordo un anno e mezzo, due fa, quando acquistai un bellissimo Charizard segreto di Uragano Plasma, ero davvero contento. Purtroppo il venditore in quell'occasione non era esperto sicuramente, nonostante i miei suggerimenti, perché già allora quando acquistavo chiedevo, mi raccomando, fai così, fai cos'ha, spiegavo, ha utilizzato che cosa? Ha utilizzato un cartoncino molle, lo so, sembra un po' equivoco, ma è cartoncino di quelle robe di Amazon, che di quelle buste, che sono dei cartoncini però che non hanno una vera resistenza. Purtroppo spedendolo così all'interno di una busta, tra l'altro neanche imbottita di Pluriball, la carta è arrivata, questo sì, però purtroppo si è piegata, è naturale, può capitare, se si piega durante una spedizione un documento sarà un po' piegato, pazienza, ma se si piega una carta che fa della sua integrità l'elemento forte, purtroppo è un problema. Abbiamo poi risolto con un rimborso e quant'altro, però la cosa che più mi è spiaciuta non è stata tanto quella di aver speso, aver avuto un rimborso e quindi dire vabbè, tutto sommato mi è andata bene, ma pensare che un Charizard bellissimo, segreto, di Uragano Plasma, carta importante, non era mint, per carità, poteva essere near mint. Purtroppo per una spedizione fatta in modo un po' alla buona è arrivato tutto spiegazzato ed è diventato, adesso non ricordo come è andato lì, però mi pare che avesse preso poi un voto tra il 3 e il 4, quindi capite che da una carta che poteva arrivare a 7 siamo crollati a una carta che apprendeva 3 o un voto del genere, forse 4, adesso non ricordo esattamente, però c'è stato un notevole danno e questa è la cosa che più mi dispiace. Quindi quando spedite non pensate solo al vostro interesse per di fare una transazione, che comunque è importante, perché se vendi un oggetto devi essere responsabile, ma pensate anche che se state spedendo una carta importante o qualcosa di importante, c'è anche un valore collezionistico che va, a mio parere, sempre rispettato. E a questo punto è davvero tutto, io ringrazio tutti quelli che hanno visto il video, spero che vi sia tornato utile, fatemi sapere se
avevate già le idee chiare su tutti questi elementi toccati, ma soprattutto fatemi sapere se avete voglia e curiosità di avere anche interesse, anzi per meglio dire l'interesse di avere altri video dedicati a quelli che possono essere dei miei consigli di esperienza barra di cose che mi sono capitate. Chiaramente invito tutti quelli che hanno apprezzato il video a mettere mi piace, iscriversi al canale qualora non avessero fatto, condividere aiutandomi a crescere. Ricordatevi, l'obiettivo è entro fine dell'anno arrivare a 500 iscritti, siamo vicini, quindi aiutatemi a crescere e a raggiungere questo primo traguardo e soprattutto ad attivare anche la campanella qualora non l'aveste ancora fatto. E io vi ripeto, vi ringrazio e vi saluto al prossimo video. Ciao!